il messaggio che voglio lanciare è questo, che la tenda d'oggi è simbolica. È vero, ci dormirò dentro, rimarrò qui con un sit-in permanente, anche facendo lo sciopero della fame. Il discorso è questo, che oggi ci troviamo in tenda per protesta, domani ci potremmo trovare in tenda per necessità. In tenda davanti a Palazzo di Città per manifestare tutta la sua disperazione. Angelo Batticore, giovane ristoratore di Barletta, ha scelto di compiere questo gesto forte per esprimere tutto il dolore delle categorie più penalizzate dalle norme restrittive della zona rossa. Sostegno reale e diritto a poter lavorare, queste le richieste alle istituzioni. Mi trovo con un'attività commerciale, una pizzeria, che forse non riaprirà più, anzi molto probabilmente non riaprirà più, perché non ho la liquidità di poter riaprire. Mi ritrovo sotto sfratto perché non riesco a pagare i canoni di locazione. Quello che chiedo è aiuti concreti, liquidità, serve liquidità ad oggi per tutti quanti, perché non si può fare neanche il discorso del credito d'imposta, perché il credito d'imposta sugli affitti vale solo e unicamente se gli affitti si sono pagati. Ma se non ho la liquidità di pagare gli affitti, come faccio? Segnali alle istituzioni che ad ora non sono stati raccolti. Ma dalle istituzioni ancora nessuno, cioè nessuno è venuto neanche a chiedermi come mai. Le uniche persone a livello di istituzioni che sono venute sono state le forze dell'ordine, che logicamente sono venute per controllare, per capire, e sono stati gli unici ad essermi vicino, a capire il perché faccio questa protesta, perché anche loro sono esseri umani. Batticore in tenda da poche ore, pronto a continuare la sua protesta fino a che non arriverà un sostegno vero e concreto. Sono pronto ad andare avanti ad oltranza, perché io ad oggi sono stanco di sentire parole, di sentire promesse. Le promesse è un anno che le sentiamo, ma i fatti concreti non abbiamo visto nulla. Io personalmente non ho avuto niente, perché ho aperto la partita IVA a dicembre 2018. L'attività fisica è partita ad aprile 2019. Quindi col primo decreto ristori io non rientro. I famosi 25.000 euro, 30.000 euro a fondo perduto. Non rientro per niente. In un anno mi hanno dato 5.000 euro. Con 5.000 euro un'attività come va avanti? In un anno, non al mese, in un anno. Con spese fisse di 2.500 euro al mese. Nell'ultimo decreto non rientro perché non ho fatto il 30% di fatturato in meno. È una presa in giro. È veramente una presa in giro.